Puntuali come ogni anno si rinnovano a Biceglia le forti emozioni e la viva commozione del rito più atteso e sentito del Triduo Pasquale, l'incontro del Venerdì Santo. Nella centralissima piazza Vittorio Emanuele di Biceglie, i cittadini e i fedeli delle città limitrofe si sono radunati per assistere all'ultimo mesto saluto di Gesù Cristo con la Vergine Maria. Accompagnato dalla banda musicale e alla presenza delle autorità politiche, religiose e militari, il sacro rito si è tenuto intorno alle 9:30 dinanzi a una nutrita folla che ha letteralmente riempito la zona Calvario, luogo rituale dell'evento. La città, nel corso dell'incontro, sospende ogni tipo di attività per rievocare in silenzioso raccoglimento gli ultimi istanti della vita del Figlio di Dio che incrocia, lungo il suo drammatico cammino verso la morte, la madre addolorata per la tragica sorte del suo figlio. Già dalle 7 del mattino, l'ottocentesca statua della Dolorata, copatrona della città, parte dalla cattedrale per compiere un lungo tragitto che tocca quasi tutte le chiese del centro cittadino, fino a incamminarsi poco prima delle 9:30 verso quella di San Lorenzo, da cui parte invece la statua del Cristo recante la croce. Momento più solenne è il tenero bacio della madre affranta al figlio, a cui la folla partecipa in religioso silenzio. Questo secolare e attesissimo rito riesce ogni anno a suscitare un forte trasporto emotivo nell'animo di chi vi assiste. Tale appuntamento rappresenta il momento più alto all'interno delle sentitissime celebrazioni della Settimana Santa Bicegliese, lodevolmente organizzate dalle parrocchie e dalle confraternite cittadine. Si racconta che, dopo aver realizzato la statua, l'artista abbia udito la voce del Cristo che gli avrebbe chiesto: «Ma come hai potuto farmi così perfetto?» Dopo queste parole l'artista, fortemente provato dall'evento mistico, sarebbe stato colpito da un fatale colpo al cuore. Si racconta inoltre che i capelli della statua del Cristo recante la croce siano di tale Giuseppe di Terlizzi, vissuto nei primi anni del XIX secolo e poi medico a Roma. Simbolico ma efficace il messaggio evocato dal pugnale che trafigge il petto della Madonna, metafora di un dolore materno, lacerante e immedicabile, che mostra tutta l'atroce impotenza dinanzi a una sorte già scritta.